Questa è una pancia un po' diversa, che ci solleviamo, ok, e tratteniamo la posizione, semplicemente tratteniamo la posizione, ok, addominali tesi, ci aiuta anche con la schiena, con la parte posteriore della gamba, tratteniamo la posizione, chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo, mi dà ancora 40 secondi per favore, trattiene addominali perché non posso guardare il mio orologio in questa posizione. Spalle indietro, addominali tesi, trattenete tutto perché gli esercizi in isometria sono meravigliosi, alleno un po' tutto il sistema, continuate, marito quanti? Ah, mancano 15 secondi mi dice, ok, dietro la telecamera si sta allenando anche lui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Appoggiatevi su un gluteo, proprio sulla parte del gluteo, stendete le gambe e andiamo in diagonale, ok? Teniamo la posizione più possibile. Ok, continuate, tenete la posizione. Potete sollevare e scendere volendo, ok? Su e giù, ok? Piccole contrazioni. Io amo tantissimo l'isometria, perché penso che l'isometria è un modo eccellente per fortificare il corpo, mantenendo l'eleganza, ok? L'eleganza dei muscoli, tenendoli belli lunghi, ok? Ancora 5 secondi, siamo a 30 secondi di quasi isometria perché sono in movimento, però adesso piccola torsione, ok, adesso diventa difficile, adesso diventa un bel allenamento e continuiamo, ci mancano ancora 15 secondi, poi passeremo dall'altra parte, ricordate che potete, ok, interrompere quando volete, ma ributtatevi nella mischia appena che potete, ok, questa è la cosa importante, recuperi, sì, relax, ma non utilizzate i recuperi come scusa di non fare più niente, ok? Cambiamo dall'altra parte, seduto sulla parte più cicciottosa del gluteo, incrocio le gambe, ok? Tengo la posizione e qui possiamo fare piccoli micro assestamenti giù e su, ok? Un'isometria, decidi tu dove ti senti meglio sulla schiena, ok? Questi sono movimenti che ci devi crescere, ok? Quando io ti faccio il minuto di un movimento, perché se tu sei a livello del mio video, vuol dire che non serve questo video. Così, allenandovi con me, ok? E siamo a 30 secondi. Scatto finale. Piccoli movimenti. Addominali tesi. Grandi sorrisi, ok? L'addome, se si allena tutti i giorni, ti darà grandi soddisfazioni, te la posso garantire. Sono le ultime 12 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio di oggi. Ci mancano ancora 7 secondi. Continuate. Vai, vai, vai. Ci siamo. 4 e 3 e 2 e stop. Eccellente. E andiamo subito sul prossimo esercizio. Altro esercizio. Incrocia una gamba sopra l'altra, ok? E solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi. E chiudiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieniti in centro, tieni la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo in chiusura, 8, scusate, mi sposto poco perché c'è un sasso sotto la schiena, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattieni in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantenete la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e cambio lato, ok, cambio la gamba, solleva sempre nel modo uguale e continuiamo, 8, 7, 6, 5, tiri sulle fianche, 3, 2
nel centro trattengo, spalle e fianchi proprio chiusi, ok? Ancora, 4, 3, 2, di nuovo andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in mezzo, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Andiamo sul prossimo esercizio. Mettete le mani sotto le natiche, ok? Tenete sollevate le spalle e flettete le gambe, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Recupero. 3, 2, 1, ricominciamo. Scendiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. E tiriti su, recupero. 3, 2, 1, continuiamo. Scendiamo giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, e su. Fantastici ragazzi, ci siamo quasi. 3, 2, 1, ricominciamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le spalle, vado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi facciamo. 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2, e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2, andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, fianchi, 4, 3, 2, 4, spalle, 4, 3, 2, 2, fianchi, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 2, e singoli, fianchi, 1, fianchi, spalle, 2, fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi, una bella torsione in avanti, ancora, tira in avanti, ah sì, ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai, 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 addominali tesi, sente il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora 10 secondi da adesso, continui. Continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nelle mischie per l'ultima. 3, 2, 1, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, minuto da adesso,
portando in avanti il fianco inferiore, ok? Porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori agli addominali è di dare meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni gli addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole, perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda, ok? Mi piace tantissimo mi piace le plance, perché le plance mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai, spingo in avanti, tira, tira, ultimi 10 secondi, vai, 10, ancora, e le ultime 5, 4, 3, 2, 1, e relax, passiamo sul prossimo esercizio. Amo anche i classici addominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati. Allora, scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca, e sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su. Un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Sollevo. Per i bassi addominali. Allora, quando state lavorando in questa posizione, provate di immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok, rotolando, e questo ti fa salire. Oh, c'è il sole di forte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa. Pensa che è novembre, e so così a Fuerteventura a novembre, meraviglioso. Un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo. Facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate, 8, 7, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, delle spalle almeno, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate. Facciamo 1, 2 e cambio. E cambio. Trattenendo proprio i vostri fianchi, non farli muovere, non inarcare la schiena. E controllo. Ok. Ancora 45 secondi, continua. Vai. E controllo. Guarda l'ombelico, ok, guardate il vostro ombelico. Trattenendo sempre l'addome, ok, ancora 30 secondi, continuiamo. Vai. Controllo. Addominali tesi. E tesi. Vai. Ancora 20 secondi più o meno. Continuiamo. Se ti dà fastidio il collo, potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe, ok? Ancora. Trattengo. Ancora. 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio. L'altra cosa bella delle planche, sai qual è? È che possiamo... Ok, in posizione, cominciamo. Dondolare destra e sinistra, ok? Piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio, e va, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok? Il carico, che permette probabilmente avere piccoli micro recuperi durante l'allenamento, e questo ti permette di fare di più. Facendo di più avremo più risultati. Ok, ancora 30 secondi, continuiamo, proprio un dondolo, destra e sinistra, continuate,
Vai, vai, vai. Addominali a go-go. E vedrete che anche quando facciamo tante planche, l'altro beneficio di fare tutte queste planche è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora. 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio.